camping, smuove, smuove qualcosa. Allora, vediamo. Crocifisso, scatta la foto e sensore di movimento. Dai, questi sono abbastanza fattibili. A take a look, cosa? La possiamo spegnere questa radio, no? Per sempre. È veramente fastidioso. E piove stavolta, per la sua gioia. La mia gioia, che a me, io odio quando piove, so, quando nevica. Era sarcasmo. Ah, non l'ho capito. Perché io prendo molto seriamente il mio lavoro e sono molto concentrato su... lo so. Ha sentito? Sono sentito? Le gocce di pioggia. Non sono le gocce di pioggia. Altro. Ah, sì? Oh. Speriamo di no. Sennò il demone. Ecco, una mandibola, venga, venga. Questo è dei malcapitati del camping. Dov'è andata? Dov'è? Ah. Ma c'è una luce anche qua, non lo sapevo. Andiamo, andiamo di qua. Mi segua, mi segua. La segua, la segua. Che tanto, come al solito, sarà nella tenda rossa. Dice, lei dice. Anche al gabicesso potrebbe essere. O al gabicesso. Beh, io accendo però. Sì, accendo, accendo. Vediamo qua dentro se c'è qualcosa in disordine. Non mi pare. Si faccia una full immersion nella doccia, va. Che è così pulito questo posto, va, che bello. T'hai visto? Allora, io non ho sentito un'emerita cippa. No, anch'io. Di concreto, dico. Di rumoretti invece così un po' inquietanti. Sì, ma lei dice che è la pioggia. E anche i rami che si spezzano. Questa qua l'avevamo chiusa? Sì, sì. Allora è qua. Sì, 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 sì. Però non vedo nuvolette, come dire. Sì. Qua dentro. Sì, l'ho sentito. Tre. L'ho sentito, l'ha sentito, mi ha parlato. Tre. Ok. Perfetto, c'è da spegnere questa luce qua perché questa non va bene. Sta venendo? No. No. Tre, ok. Ok. Vamos. Ho fatto la foto all'EMF, vedo? Sì. Sparavlicciava. Giusto, giusto, vediamo quanto siamo. Siamo già abbassandoci. Vediamo. Beh, no, si vede. Sfera. Sfera di luce, sfera di luce. Ok. Dai. Bravo, bravo, così ci piace. Chi è questo? Fatti vedere subito, Christopher. Che Christopher, su. Dai. Dai, come si fa? Prendo il termometro. Sì, dai. C'è allora, da prendere il cicchetto per di movimento. Sì. Premi tu il sensore? Sì, sì. Ok. Andiamo. Vamos. Vamos a traballar. Visto come solo spagnolo? Sì. Lo so, lo so che lei sa benissimo. A lavorare, penso. Certo, a traballare, a lavorare. Trabajo. Trabajo. Però io lo vedo qua, lo vedo anche. Cos'altro ho portato? Ah, questo, vediamo. Ma dov'è l'EMF? È qua, l'ho messo qua. Ah, ok, ok. Da fuori. Vogliamo andare a prendere, che so, il sale con sì. I piridelli. Yes, andiamo. Uh-huh.
per esempio, no? Per dire mi piace una cosa, mi piace molto quella cosa, si dice me gusta mucho esta cosa. Brava. Sono d'accordo. È d'accordo su mi consente su il poco che so dello spagnolo, sono d'accordo con lei, sottoscritto. Te hai visto. Però allora, se lei si impara la pronuncia, è molto facile lo spagnolo. Sì, sensore di movimento. Mi ha fatto prendere un pallone, pensavo che c'era qualcuno davanti al furgone. No. Ma lei sarebbe stata, cioè io veramente non ho parole, veramente. Mi scusi, ma il fantasma nel furgone dove mai si è visto? Ma che ne sa, con una pancia si è smicchiato tutto e il fantasma sale sul furgone. Sarebbe così, effettivamente una pancia un po' inquietante. Allora, qua, aspetti, no, questo voglio, dov'è? Qui. Io ho la nuvoletta proprio davanti, non vorrei che... Non ho preso gli sparaflescetti. Vabbè, ma allora no, lei ma mi cioè, che vergogna. Cosa? Ho sputazzato. Le dicevo dunque che lo spagnolo è semplice perché basta aggiungere la S finale. Ah, ok. A volte, effettivamente... È un attimo. Creare una lingua nuova. No, impari anche il romanaccio. È un attimo, esatto. No, io sono affascinatissima da ogni, diciamo, espressione, ma in particolare da te dico fermate. Che mi fa morire. È fantastica. Sì, te dico fermate. No, te dico veramente fermate, che sta a fare il balletto di San Vito? No, sto cercando di capire cosa voglio prendere. Gli sparaflescetti, ecco cosa mi ero dimenticata. Ecco, ho finito. Il ballo di San Vito. Si capiva, faceva avanti André. Questa è milanese, avanti André. Avanti André, forse stare con i milanesi. Con i nordici. consinta. Ma non è passato sul sale, però no. Sul sensore è passato, quindi vuol dire che è il Brett. Potrebbe, sì. Se non cambia idea all'ultimo momento. Non abbiamo controllato la aspetti che metto il porca miseria. Non chiudere. Canta. Il signore canta, vediamo cosa sta facendo. Non si vede. No, non si vede. Io non lo vedo. Ma ho messo il crocifisso, me lo son portato via? No, l'ho messo. Don. Ma mi fanno sempre cagare addosso questi fantasmi. Sono 120 puntate più tutte le altre e mi cago sempre addosso. Non è possibile. Allora, secondo me è il Vret, perché è passato nel sensore ma non è passato nel sale. Beh, un cicchettino ce l'abbiamo ancora, quindi un giretto dentro lo farei di nuovo. Sì. Che dobbiamo fare di obiettivi? Anche perché non abbiamo più, cioè non abbiamo prove. Che, allora, a parte sì, probabilmente è il Vret. Non è passato, a meno che mo mi interessa. Dai. Non passa. Allora, prendo il cicchetto. Che altro si può fare? Vedi che passa continuamente? Sì. Dai. Allora andiamo a vedere se ancora. Aspetti un attimo, sale... lei è molto sul basso andante. Sul basso andante? Ah, devo aspettare un attimo. No, sono 80 lei, dai. Dico, sono 70. Io ho visto 76. Ma io sono 80. Ma qua sono 80? Sì. Tranquilla, guardi come ha buttato. Ah no, pensavo avesse buttato la telecamera. È passato il maledetto. Che infame. Noi già speravamo di avere una prova un libro inconfutabile, invece niente. Scrivi sul libro. Please. Allora adesso riprovo con la spirit box.
Già che c'ho ancora che c'ho ancora la sanità mentale. Dov'è qua? Dove sei? Quanti anni hai? Un fiorino. Dove sei? Oh, ha lanciato la palla qua. Dove sei? Dove sei? Sei amichevole? Ma le pare che è amichevole? Ma che domanda è? Una domanda che va sempre posta. Dove sei? Ma capisco questa domanda, posso dire? Dove sei? Quanti anni hai? Allora, mi ha sentito ma non mi ha risposto, quindi... Ok. Niente. Non so. Non può più essere il vero. Guardi il termostato dove l'ha lasciato. Se lo volevo fare apposta. Infatti. Non sarei mai riuscita. E niente, o passa nel dozzo all'improvviso o non abbiamo più prove. Anche perché se rientriamo dentro mi sa che... Adesso Gino mi sa che ci fa vedere i sorci verdi. L'unica cosa su cui possiamo basarci è la canzoncina e magari la Banshee. Ma, dubito, Anch'io. Però non abbiamo proprio altre prove. Tra l'altro non ci ha neanche cacciato perché il crocifisso qua non l'ha... No. Non l'ha flaggato, quindi niente. Guardi come l'ho fotografata mentre scappava al primo evento. Vede? Dov'è? No. In basso a sinistra. No, io non vedo mai le cose che vede lei. Che peccato. Aggiustate queste cose, io non lo so. Faccia uno screenshot così me lo fa vedere dopo. Ma non so come farlo perché è in basso. Ah, ok. Basso. Guardi. Si vede? Così. Si vede? Così. Provo. Ok, ho fatto screenshot. Io l'ho fatto, ho fatto lo screenshot a lei, bellissimo. Mentre io facevo lo screenshot a lei. Vabbè, che vogliamo fare allora? Io ho messo la Banshee e direi di andare. Andiamo e via. Pensi se passato per nel culo... Eh? No, abbiamo per indovinato. Culo ci abbiamo indovinato. Non credo. Il mare, appunto. Il mare. Che bello. Che bello non avere mai una prova. Ma di prova. Vabbè, dai, 125 puntozzi.